No, assolutamente, perché se l'arbitro viene, devono venire per guardare la carta d'identità dei ragazzi e fare i totalitari in mezzo al campo, non ci stiamo più, perché nella maniera più assoluta questo è uno scandalo e l'avete visto anche voi, un arbitraggio scandaloso, l'abbiamo visto sia nella gestione dei recuperi, sia nella gestione di come ha condotto la partita e poi nelle azioni dei gol che le immagini parlano chiaro, a questo punto basta. Se dobbiamo retrocedere, retrocediamo. Si giocassero il campionato le altre persone, perché non esiste. Cioè, uno può pure retrocedere una squadra di ragazzi, però una partita come quella di oggi che viene fatta e viene disputata da 10 ragazzi e poi dobbiamo subire questi torti che sono veramente, oggi è stato talmente palese e va bene le altre partite, ogni primi 6-7 minuti rigori conto, però oggi da nulla un gol dalle immagini televisive, regolarissimo, è ovvio che la rabbia ci sta, comunque non è che ci interessa più di tanto, però così essere presi in giro non va più bene. La domanda è lecita, si continua con Mister Vitale. Sì, assolutamente. Assolutamente sì, era difficilissimo anche perché giocavamo fuori casa ed era uno scontro mostua vita mea. Abbiamo vinto noi, complimenti al Villa, non è una squadra che deve rimanere lì in fondo alla classifica e mi dispiace paradossalmente per loro, sono fortemente contento invece per noi perché questi 3 punti ci servivano come l'aria e quindi ce li prendiamo tutti. Ce la mettiamo tutta, poi sarà il tempo a dirci se potremo o non potremo farlo. E il cambio di allenatore ha portato 4 punti, era importante ridare stimoli a questo spogliatoio. Confidiamo anche nel carattere degli uomini più importanti, ma soprattutto nell'apporto dei giovani che in questo inizio di campionato ci stanno dando parecchie soddisfazioni. Mercato che riaprirà tra 20 giorni, ha in mente qualche colpo di mercato? Sicuramente rimaniamo vigili sul mercato, ma riteniamo la rosa abbastanza completa, quindi pensiamo che questi calciatori facciano al caso nostro, poi se arriverà qualche ciliegina la metteremo sicuramente sulla torta.